Sì, ieri ci siamo incontrati col vice sindaco e ovviamente abbiamo chiarito un pochino la situazione, anche se poi lui un po' conosceva la situazione interna della Carnevalesca, e abbiamo però mostrato le carte, abbiamo mostrato i verbali, quindi la verità vera, come ho detto tra virgolette, è inconfutabile oltretutto, perché è scritto nero su bianco. Di conseguenza ci siamo, ecco, ovviamente dispiacciono sempre queste cose, questo è logico, però bisogna andare avanti perché, come dico, le persone passano, io passo, tutti passiamo, ma l'ente carnevalesca, il carnevale non passa, ha superato le guerre mondiali, figuriamoci se non si supera una cosa così. Quindi siamo positivi, ci siamo con l'assessore confrontati molto sul futuro, su quello che il comune potrà mettere in campo per l'innovazione, per incentivare i bozzetti, incentivare anche i carristi a una formazione. E abbiamo parlato ovviamente del progetto ITI, perché quella sarà la fabbrica del carnevale e sarà la nuova sede dell'ente carnevalesca, quindi a breve ci vedremo anche con Rota e vedremo come proseguire questo progetto, che è un grandissimo progetto che porterà il carnevale di Fanno nel mondo. Quelli che sono andati via, insomma, accusano che la carnevalesca non crede nei giovani, non crede nella valorizzazione dei carri né dei carristi, nelle associazioni, insomma un po' tutto quello che avete fatto fino adesso. Però non possiamo non incentivare i carri, sono il carnevale, penso che sia l'ultimo anno con dei carri di concezione tradizionale, perché comunque guardiamo al futuro, quindi contiamo nel 2020 di avere nuove tecnologie, avere carri con impatto più fresco. Presidente, un'ultima battuta, questione happy days, dimissioni, un po' di polemiche, non rischiano di distrarre un po' dal vero tema che è il carnevale, l'evento della città dove tutti dovremmo essere più coinvolti, non rischiamo di fare, insomma, più del male che del bene alla manifestazione? Ci sono, nei cambiamenti ci sono sempre dei malumori e dei dissapori. Per quanto riguarda Happy Days in particolare, ho cercato di mediare in tutti i modi, che non è assolutamente vero che abbiamo chiesto un affitto, è stato semplicemente chiesto di firmare un contratto di comodato gratuito come hanno tutti e di accollarsi le utenze,